Buonasera a tutti voi e ospite di questa puntata speciale di Focus, Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana. Affrontiamo subito la questione della variante urbanistica predisposta dalla Regione per il potenziamento dell'aeroporto di Peretola, tornata al centro dell'attenzione dopo le nuove osservazioni di ENAC, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, che dopo aver dato per molto tempo indicazione di una nuova pista lunga 2000 metri, improvvisamente è saltato fuori con altre osservazioni che indicavano una pista lunga 2.400 metri, 400 metri in più incompatibili con gli strumenti urbanistici invece predisposti dalla Regione. Allora, questa storia dei 2.400 metri non era mai venuta fuori prima? Io ho le carte. Qualche mese fa noi abbiamo concluso con ENAC e con tutti gli altri enti la discussione. Ci sono le carte dove ENAC dice che la soluzione migliore è quella di 2000 metri quadri di lunghezza, di 2000 metri di lunghezza più 250 metri in testata in terra battuta e 240 dall'altra parte. Io rimango fermo lì. Questi cambiamenti per me non hanno motivi perché noi abbiamo raggiunto un delicato punto di equilibrio sotto il profilo ambientale dove i parametri migliorano e quindi non possiamo accettare che si facciano volare su questa pista aerei più pesanti e soprattutto un maggior numero di aeroplani, come invece l'osservazione che ha fatto ENAC vorrebbe, perché una volta che facciamo la pista di rullaggio aumenterebbe anche il numero di aerei che vengono fatti alzare. Il punto di equilibrio che io ho raggiunto sarà il punto su cui il Consiglio si esprimerà. Non è in discussione l'allungamento della pista. Poi ENAC valuterà, sulla base dei progetti che presenterà a DF, come se autorizzare quale tipo di aerei. Altrimenti l'unica sensazione è che quel punto di equilibrio delicato che le istituzioni hanno raggiunto, mettendo insieme e ricomponendo interessi complicati, perché ci sono quelli di Pisa, ci sono quelli di Firenze, venga travolto e quindi addirittura salti la variante, ma questo sarebbe un disastro per la Piana, per Firenze, un danno anche per Pisa e per tutta la Toscana. La maggioranza in consiglio regionale con lei? Ma è un atto così decisivo? Sì, noi siamo stati anche autosufficienti, se Nella ricordate bene, no? votazione, Nella sì, votazione. prima È un adozione. atto così decisivo dove il Consiglio regionale deve dimostrare di essere autonomo, di non farsi condizionare, di stare sopra agli Comunque interessi dal di punto di vista parte. industriale tutto questo regge, per capirsi. E se non reggerà si rifaranno altri conti, ma insomma dovranno essere fatti da ADF o forse meglio ancora dovranno essere fatti dalla holding che Certo. deciderà di fare gli investimenti. ADF è la società che gestisce Sono l'aeroporto. interessi in ballo, insomma, lo capisce chiunque, no? Prima si dice 2000 va bene, poi non va più bene, forse perché ci si è messi a fare il conto e si vede che magari il conto torna meno di quanto si pensasse, o forse addirittura si vuole guadagnare di più. Ecco, dalla lettura dei giornali di ieri mi sembra che ci sia anche la tendenza a guadagnare di più. Ecco. E come Noi vuoi non andare ci avanti su possiamo lasciar questa? condizionare, noi dobbiamo pensare agli interessi dello sviluppo, degli interessi dei cittadini. La pista è una pista adeguata che allunga l'attuale pista da 1,8 km a 2 km, è ambientalmente meno impattante perché impatta su un numero molto più ristretto di cittadini, imparagonabile rispetto a quella attuale, aumenta la sicurezza, ci potranno volare gli aerei che ci potranno volare. Con il network potrà avere anche con Pisa e quindi con la holding, questa pista potrà accedere anche a finanziamenti di tipo europeo. Io credo che si va avanti in questo modo, insomma, e se non si può andare avanti in questo modo, pace, non ci Comunque là il sono. calendario è quello, rimane Il quello in calendario, la punta. lunghezza della pista e tutto il resto. Io sono una persona seria, ci ho lavorato 2 anni. E le stesse persone che adesso si stracciano le vesti dicendo 2004 nulla sono quelle che fino a 3 mesi fa hanno detto che 2000 andava bene, ma insomma, sembra che si possa più di tanto ascoltare. Ecco. Noi andiamo avanti così. Se poi dopo non ci saranno le condizioni per fare un investimento così importante, neppure in una società unica tra Pisa e Firenze, vabbè, vorrà dire che c'era qualcosa di sbagliato, insomma, ecco. Beh, Però io ribadisco, 2000 metri quadri, 2000 metri di lunghezza e prima della variante la la holding tra holding. le due società. Se
Se no, la Toscana tutta perderà un grande appuntamento, veramente un grande appuntamento. Sarebbe un disastro se per diatribe, interessi particolari, egoismi, si perdesse questa occasione. Io politicamente su questa occasione mi ci sono speso molto perché ne ero convinto, che ne sono tuttora convinto, non si può lasciare l'aeroporto di Firenze in queste condizioni. E adesso, come accade periodicamente in questo paese, per interessi particolari si rischia di ributtare tutto all'aria. Comunque la regione va avanti sulla Io strada già assolutamente, se questa delineata. operazione Sì, non va sì, in porto, si va a casa tutti io per primo, sì. Bene, come ho già detto al Consiglio questo ha regionale. portato all'approvazione della prima adozione della Ah, variante, dissi quindi così, se può non essere c'era la maggioranza si andava a è casa. un'argomentazione È un argomento piuttosto serio, forte. insomma, ecco. Certo, Poi io non ci certo. sto a farmi mettere in discussione un lavoro a cui mi sono io personalmente dedicato. Certo. E non lancio un messaggio ai naviganti, ai fiorentini, un altro Rossi che possa mettere insieme Pisa e Firenze, è difficile ritrovarlo, eh? Molto difficile. E anche da Roma non si impone una pista a Firenze se la regione non è d'accordo, ecco. Un po' come il discorso anche della Concordia, no? Questa cosa dello Sì, anche lì smaltimento. appunto ne abbiamo diverse, insomma, di partite aperte, Insomma, però questa io Toscana sono un molto combattente, è non mi al faccio centro. Sì, spaventare. esatto. Allora, novità sulla Concordia per caso ne No, per ora abbiamo? mi pare un Tutto primato. rimane così e Per ora è puntiamo su lì, per Piombino. ora è Allora, lì. dalla Concordia. Dobbiamo andare in settimana prossima, sempre il 7, mi sembra, sì, o il 6 a Bruxelles per parlare con Tajani, con l'ufficio di gabinetto di Tajani, per parlare anche con la DG Infrastrutture del porto di Piombino, della siderurgia. C'è un appuntamento importante di lavoro il 7 a Bruxelles. A Bruxelles, dunque, perché tutto questo è, diciamo, tutto un sistema dove varie componenti si mettono insieme, lo smaltimento della Concordia, connesso il progetto di potenziamento del porto, il riuso della Lucchini, è un'operazione molto complicata. Quali sono i tempi di tutto questo? Ma noi dovremmo, secondo me, concludere prima di Natale un accordo di programma con il governo, perché se non riusciamo a far questo, i lavoratori sono disperati. Sanno che il forno, l'alto forno, prima o poi chiuderà, loro bat si battono giustamente per evitare che questo avvenga, però è una prospettiva quella del mantenimento dell'alto forno che se non ha un'alternativa. Alla fine è perdente perché si può Certo. prolungarne la vita per un anno e mezzo, però il ciclo vitale di quell'alto forno è finito ormai. Anzi, dicono che sono particolarmente bravi i lavoratori e le maestranze a A mandarlo farlo avanti, a farlo funzionare. funzionare e a farlo funzionare bene. E quindi bisogna che il governo, come abbiamo detto, si impegni a costruire insieme a noi un progetto. Noi questo progetto l'abbiamo già individuato, discusso, prevede il mantenimento della cokeria, della laminazione, prevede un investimento sul forno elettrico, prevede questa Corex che è un nuovo alto forno, diciamo così, che produce ghisa e consentirebbe quindi di continuare ad utilizzare il laminatoio per fare queste lunghe verghe per i treni e poi prevede anche la costruzione di questo impianto di rottamazione per le navi, che è lavoro anche questo e che sarebbe funzionale poi all'utilizzo dei rottami nel forno elettrico. Insomma, un progetto complesso, ma un progetto importante di conversione ecologica e sostenibile della siderurgia di Ma Piombino, di cui tra che l'altro quella zona della Toscana ha particolarmente bisogno, e perché di voglio cui dire, ha sì. bisogno la Toscana. Quella zona, fra l'altro, ha un reddito medio più basso della Toscana. Certo, Se lì dovessero andare a cassa certo. integrazione lavoratori e si dovesse perdere in occupazione, insomma, la realtà sarebbe veramente drammatica. E per quanto anch'io sostenga che il turismo sicuramente rappresenta una voce importante per la Toscana e può rappresentarla ancora di più, e in particolare in quella zona, noi non ci possiamo permettere di perdere ancora la Sì, nostra base certo. produttiva manifatturiera e industriale. Questo vale per la Toscana, vale per tutta l'Italia e la siderurgia è strategico per il mantenimento della manifattura. Però Ecco, tra l'altro proprio recentemente Confindustria è che interessante una cosa, me la faccia dire, il Certo. totale fallimento dei privati in questo settore. Ecco, Ecco, diciamo che tutti infatti. coloro che sbandierano le liberalizzazioni, le privatizzazioni come la panacea Sì. risolutiva di tutti i mali, questo credo che negli anni passati, nei decenni passati,
ha innamorato anche parte della sinistra. Io sulla sanità ho sempre mantenuto la linea dritta, insomma, ecco, come vediamo in un paese come il nostro ha finito per mostrare, insomma, tutte le difficoltà, le magagne Infatti, persino. che tra l'altro, presentando uno studio fatto con la LUISS, Confindustria Toscana ha proprio sottolineato questa esigenza per agevolare gli investimenti in Toscana, che ci sia una sorta di cabina di regia che renda più appetibile il territorio, sburocratizzi le autorizzazioni. Questo è un impegno che lei segue tra l'altro Io personalmente, credo questa capacità che. di attrazione, ma poi Ma intanto con chi si ha a che diciamo, ma fare noi ne abbiamo realmente? firmati di protocolli d'intesa con imprese importanti che sono venute, e anche piccole, che sono venute a investire in Toscana. Diciamo che il caso più clamoroso di tutti è rappresentato dall'IKEA, che prima, insomma, metteva all'indice la Toscana Certo. perché dopo 6 anni, mi sembra, non riusciva ad ottenere permessi, ha parlato con la regione, noi abbiamo agevolato l'investimento, nell'arco di 6 mesi IKEA ha avuto tutti i permessi che doveva avere. Abbiamo tantissime situazioni, anche nel Mugello dove si sta investendo, altre situazioni riguardano l'industria farmaceutica, altre ancora hanno riguardato gli accordi con la General Electric, questo colosso Certo. importantissimo che continua a investire in Toscana, altri hanno riguardato lo stesso settore della moda. Quando si tratta di intervenire con supporti pubblici o quando si tratta di intervenire per fare le varianti che sono necessarie per gli insediamenti, insomma, la Toscana c'è, interviene e per ora non abbiamo perso colpo. Ecco, e questa è una svolta importante anche rispetto al passato. Una brevissima interruzione e poi seconda parte di Focus.